Salve a tutti amici, sono sempre io, il ricercatore Emiliano Babilonia. Voglio far vedere le analisi che sto facendo in tempo reale per far capire alle persone che ci seguono che i ricercatori quando dicono una cosa la fanno e la provano anche con le loro strumentazioni. Adesso sto utilizzando solo tre analizzatori, di cui uno è l'analizzatore per l'elettroencefalografo che fa l'analisi dell'elettroencefalogramma del mio cervello. Gli altri sono due analizzatori che rilevano le frequenze dei campi elettromagnetici. Vi faccio vedere, io metto questo cavo, guardate il mio corpo, pensa se me lo collega al cervello che cosa succede, guardate. Guardate, lo levo, aumento, avete visto che cosa succede? La frequenza di 50 Hz. Si vede bene, la frequenza di 50 Hz viene sparata nei nostri centri nervosi. Quindi abbiamo in continuazione una destabilizzazione delle frequenze fisiologiche e una destabilizzazione delle frequenze armoniche del sonno. In realtà le cavie umane sotto attacco e manipolazione cerebrale stanno sempre in dormiveglia per creare di giorno i Manchurian Candidate, persone radiopilotate sotto ipnosi e blocchi cerebrali. È come se stiamo in sonnambulismo, è come se stiamo in un incubo ad occhi aperti per poter manipolare le nostre decisioni e poter manipolare la nostra capacità di intendere e di volere. E creare allucinazioni audiovisive derivanti ad incubi ed attacchi e manipolazioni radiocognitive che vengono sparate sia all'interno del nostro cervello, sia all'interno dei nostri centri nervosi centrali, sia attraverso armi psicotroniche, armi infrasoniche, armi ad attacco ad energia diretta, ad onda convogliata. Queste armi servono per creare dei sincronici al sistema radiosatellitare o sincronici al sistema della rete elettrica nazionale, per creare dei telepati. I telepati sono coloro che interagiscono attraverso segnali acustici, attraverso la telepatia artificiale o attraverso frequenze dei rumori che interagiscono all'interno del cervello. Ovviamente tutto questo serve per creare una scansione biometrica della aurea che circonda il nostro corpo per creare un'anima artificiale che io ho chiamato quest'anima artificiale aurea animoide, anima animoide, che ci fa diventare delle bioanime a scansione sintetica digitalizzata attraverso le radiofrequenze sparate sul nostro corpo e crea una sorta di collegamento parallelo per modificare i parametri fisiologici a comando massonico, a comando Monarch, a comando MK Ultra attraverso le armi ad energia diretta ad onde convogliate. Molte persone in Italia non si accorgono di avere queste frequenze addosso perché noi siamo ipersensibili ai campi elettromagnetici e attraverso l'elettroencefalografo trascranico, le armi di energia dirette che interagiscono con i nostri centri nervosi, noi rilevando queste frequenze che devono creare un elettroshock per desensibilizzare le frequenze del nostro cervello e portarci a una capacità di intendere e di volere attraverso le nostre frequenze estrasensoriali. È come se ci creano una lobotomia delle frequenze, delle sensazioni e degli stati di ragionamento e dei stati emotivi attraverso il blocco delle emozioni. Questo
in controllo remoto, loro sono in grado di creare queste patologie. Guardate, mentre sto parlando adesso, guardate che cosa è successo, perché ve lo volevo far vedere. Sta iniziando una sorta di attacco neurale e si è alzata una sorta di seconda frequenza. Guardate, guardate, guardate. Se no voi non mi credete quando vi dico che a determinati orari partono gli attacchi con l'arma di energia diretta. Guardate che cosa è successo. Guardate. Stanno partendo le seconde frequenze di attacco e manipolazione diretta all'interno del cervello. In questo momento è accaduto. Purtroppo io ve le voglio far vedere queste cose perché tanta gente ci chiama: Oddio, siamo disperati, non sappiamo come fare. E vi faccio vedere un'altra cosa. Questo analizzatore, che è un analizzatore che analizza altri tipi di frequenze, non rileva questo attacco. Ecco perché molte persone dicono: Io ho comprato l'apparecchietto, il jammer, e non rilevo queste frequenze. Addirittura alcuni campi elettromagnetici possono essere rilevati da determinate strumentazioni, ma da altre no, perché sono più sensibili a determinate range di frequenza. E infatti questo strumento riesce a captare queste frequenze. Ovviamente c'è tutta un'apparecchiatura dietro a questo strumento, questo è solo l'analizzatore, l'interfaccia che serve per far vedere la grafica del rilevamento dello strumento che ho costruito io. Perché molta gente dice: Ah, beh, prendo pure io questo programmino, lo metto sul computer. E non funziona così. Devi avere delle strumentazioni dietro per poter effettuare le analisi. Mentre sto facendo questa analisi, sto utilizzando l'elettroencefalografo. Guardate, io sto sempre parlando con voi. Le frequenze, vedete, si stanno rimodificando. Adesso l'attacco sta diminuendo all'interno del cervello. Guardate che cosa succede. Stanno diminuendo le frequenze che erano state aggiunte sui miei parametri cerebrali per creare questa destabilizzazione. Sicuramente sono dei programmi o delle sperimentazioni a collaudo fatte in automatico con programmi ciclici che tutti i giorni vengono messi alle stesse identiche ore. Per quale motivo lo fanno? Per effettuare una mappatura cerebrale del nostro cervello e per capire quali sono le frequenze di interazione che modificano determinati parametri e che creano determinate patologie indotte o dipendenze indotte. Molte persone non hanno capito che le parole che vengono messe nel cervello servono per creare la mappatura cerebrale, perché ogni frase, ogni parola, ogni lettera, ogni sillaba che viene sparata nel nostro cervello viene associata a delle emozioni e a delle interazioni e a delle capacità di ragionamento cognitivo o destabilizzante che viene equalizzato attraverso un sistema di manipolazione e di controllo cerebrale che porta la cave umana a numerose patologie, numerose sensazioni, numerose suggestioni create dal sistema stesso. Quindi tante persone mi contattano: Ah, io ho capito tutto, io so chi è il parente, il vicino, è l'amico, è quello del paese, è quello che sta di fronte, quello che sta di sotto. Hanno comprato questi apparecchietti su internet a 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro, 4000, 5000 euro. Questa è una tecnologia satellitare da 100 miliardi di euro che possono avere poche agenzie di intelligence in Italia, poche agenzie dei servizi segreti in Italia o agenzie paramilitari che operano per lo sviluppo e per l'attestazione e per collaudo di alte tecnologie, satelliti di spia e armamenti per il controllo e la manipolazione cerebrale. Come potete vedere, mentre sto parlando, stanno modificando ovviamente determinate frequenze e infatti le interazioni cerebrali che avvengono all'interno del mio cervello, da quello che ho notato io dalle mie ricerche che sto facendo, sembra che da un'ora a un'ora le frequenze del blocco cerebrale devono essere stabilizzate alle frequenze totali del sonno. Infatti, dopo un certo orario, noi abbiamo una fortissima sonnolenza, un fortissimo blocco radiocognitivo, perdita della concentrazione e gravi manipolazioni fisiche e psicologiche che portano la persona a una sorta di sonnambulismo e sonnolenza forzata. Dopo un determinato orario, queste frequenze vengono modificate alle ore 7, intorno alle ore 7, c'è il cambio del turno che blocca determinate frequenze di ragionamento e sblocca le frequenze praticamente della sonnolenza
Così possono vedere lo stato narcolettico ipnotico, lo stato di manipolazione di ragionamento e cambiare le nostre frequenze fisiologiche a loro piacimento. Una volta che viene messa questa mappatura sintetica sul nostro corpo attraverso l'anima artificiale, la bioanima artificiale, loro sono in grado con il sistema sincronico che sincronizza i nostri centri nervosi all'unità centrale di trasmissioni radio che manipolano le nostre frequenze fisiologiche, si può avere un riscontro del risultato della mappatura cerebrale fisiologica creando patologie, suggestioni, interazioni, voci, rumori, acufeni e tanto altro. E questo è creato sulle masse, ma molte persone delle masse hanno patologie ma che non associano a questi sistemi e pensano che sono loro patologie. Proprio per creare la destabilizzazione di queste frequenze. Com'è possibile che ho le frequenze sparate sul corpo del 50 Hz e l'80% delle persone in Italia non si accorge di nulla di queste frequenze sparate sul corpo? Perché hanno creato una sorta di anestesia cerebrale, come c'è nel programma Manchurian Candidate, hanno creato una destabilizzazione, una desensibilizzazione delle frequenze cerebrali. A sopportare graduatamente un elettroencefalografo che spara impulsi all'interno dei nostri centri nervosi e all'interno del nostro cordone cerebrale o il nostro midollo allungato, facendo sì loro possono a distanza metterci patologie indotte, mal di testa, disturbi, emicrania, sonnolenza, così possono pilotarci a loro piacimento. Un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia. Contattatemi vittime del controllo neurale @gmail.com. Se volete testimoniare sulla mia radio web Emiliano Babilonia Spreaker con molte testimonianze delle vittime del controllo neurale. Saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia.